Andrea Marafini, ritorno in campo dal primo minuto e assist. Sì, è stata una bella emozione, poi contro il Perugia ancora di più perché è una partita tesa, dovevamo dimostrare comunque di essere all'altezza, di portare a casa punti, quindi è stata una bella emozione. È iniziato terzo, poi il mister ha fatto una scelta di mettermi quinto, io ho cercato di fare il massimo in quel ruolo. E fortunatamente è arrivato l'assist e sono stato molto contento. Abbiamo ragionato anche con il mister a Perugia dopo la gara, okay. E il momento più difficile probabilmente è stato dopo il vostro vantaggio, okay. La difesa dell'1-0. Quelli sono stati 15-20 minuti, sì. In cui avete subito due gol, il momento più complicato. Sì, diciamo, dopo il gol è come se volevamo mantenere quell'1-0. Ed era troppo presto, quindi poi siamo schiacciati un po' e abbiamo subito il 2-1, purtroppo, solo che dopo il 2-1 abbiamo ricominciato a giocare e fortunatamente dopo 3 minuti siamo riusciti a rimettere la partita a posto, diciamo. Qualche scintilla anche con Lisi? Sì, diciamo che siamo un po' battibeccati da lui, però è finita là, appena è finita la partita del 5 è tutto a posto. Sabato sera, Andrea, una partita che per te non è una partita come tutte le altre, perché da ex affronti la Recanatese ed è una specie di match point salvezza. Sì, vabbè, ho molti ricordi con la Recanatese ed è bella emozione. Noi faremo la nostra partita, sicuramente loro sono una squadra ostica, però noi dobbiamo portare a casa prima possibile la salvezza e poi per pensare altro dopo. È chiaro che la Recanatese davanti a Melchiorri ha un attaccante difficile da marcare come Alessandro Sbaffo, che non dà mai punti di riferimento. Che squadra ti aspetti? Beh, sicuramente l'attacco è, diciamo, il loro punto più forte, diciamo. Sì, Ale lo conosco, Melchiorri un po' meno, sono giocatori di movimento che... di categoria, e noi comunque siamo sicuri di fare una bella partita, soprattutto anche dietro, e quindi va bene così. Ecco, l'ultima, ti abbiamo rivisto in campo dal primo minuto dopo tanto tempo, come sta Andrea Marafini? Bene, ho recuperato al 100%, quindi sto molto bene, carico.